e cioè se c'è stata finora una discriminazione nei confronti degli atei, possiamo provare a pensare al contrario, che gli atei non devono concettualmente discriminare coloro che invece hanno una posizione di debolezza? È questo che noi con democrazia abbiamo voluto intendere. E abbiamo voluto intendere che all'interno di un partito che si chiamava Democrazia Atea, lo Stato ateo dovesse essere veicolato con forme democratiche e non dittatoriali, come invece la storia dei paesi comunisti ci aveva insegnato. L'ateismo non può essere imposto, come non può essere imposta una religione, come non può essere imposta nessuna forma di etica, perché lo Stato religioso, lo Stato dittatoriale impone l'etica, e lo Stato etico di per sé è uno Stato dittatoriale. Ci si innamora di un concetto etico, lo si ritiene migliore degli altri, lo si vuole imporre agli altri e attraverso quest'etica si vuole costruire uno Stato. Non è così. Lo Stato ateo è uno Stato che prende le distanze dalle etiche, perché tutte le etiche devono poter convivere, ma ad una condizione: che nessuna possa prevalere sulle altre e che nessuna si ponga in contrasto con un filo conduttore che deve comunque appartenere a tutti e che sono i diritti umani. I diritti umani non sono invenzioni che possiamo trascurare. Noi i diritti umani li possiamo contestualizzare storicamente, non sono oggettivamente percorribili in tutte le epoche storiche. Proviamo a pensare come potevano essere i diritti umani, come li conosciamo oggi, come potevano esserlo 1000 anni fa. Storicamente forse erano ancora impensabili. Ma proviamo a fare un ulteriore sforzo. I diritti umani che conosciamo oggi, tra 1000 anni potranno essere gli stessi, oppure forse possiamo ipotizzare delle società che si sono modificate e quelli che noi oggi riteniamo dei diritti umani potranno ritenersi superati da altre condizioni di vita umana. Quindi dobbiamo pensare ai diritti umani contestualizzandoli in un preciso momento storico. Democrazia Atea è un partito che tiene conto di questi fattori, che tiene conto della storicità dei diritti umani e li pone al centro della sua azione politica. L'azione politica di Democrazia Atea parte dalle convenzioni internazionali e parte dalla Costituzione italiana. Parte dalla Costituzione italiana che non trascura, e abbiamo avuto modo di dirlo sempre, e di non trascurare di ribadire costantemente questo concetto, l'attualità della 12ª disposizione transitoria. La 12ª disposizione transitoria faceva riferimento al partito fascista. Noi riteniamo che quella disposizione sia vigente, riteniamo che i fascismi ci sono ancora e riteniamo che se noi dobbiamo agire nel rispetto della nostra Costituzione, la dobbiamo prendere nel suo involucro antifascista e ridisegnarlo costantemente, perché anche i fascismi mutano e sono presenti nelle società e sono presenti anche in persone e in formazioni politiche che apparentemente si dichiarano democratiche. L'antifascismo di Democrazia Atea quindi risiede nel momento stesso in cui Democrazia Atea dice di voler portare avanti un progetto politico di difesa dell'impianto costituzionale. Ma all'interno della Costituzione c'è un articolo che contrasta con gli altri. All'interno della Costituzione c'è l'articolo 7 che ha incamerato i patti lateranensi e noi riteniamo che questa modifica debba essere prioritaria. Noi abbiamo inserito l'approvazione dei patti lateranensi non soltanto nel nostro statuto, ma
Nello statuto noi diamo, offriamo agli altri gli elementi per poter individuare la nostra identità. Lo statuto è la nostra identità. Democrazia Agra nasce con il primo punto statutario, che è l'abrogazione dei patti lateranensi. Ma poi, dopo aver qualificato una identità politica, si deve passare all'azione. L'azione è quella con la quale si porta avanti un programma politico. E anche questo programma politico noi lo abbiamo siglato, sigillato e blindato. Abbiamo 66 punti programmatici, tra i quali ricomprendiamo l'abrogazione dei patti lateranensi, non soltanto come identità che qualifica la nostra esistenza, ma anche come azione. Il nostro programma politico è questo, l'abrogazione dei patti lateranensi. Quindi abbiamo individuato sicuramente nell'abrogazione dei patti lateranensi forse una delle priorità, no forse, è la priorità fondamentale. E abbiamo anche sostenuto che il giorno in cui tutti i nostri programmi, tutti i nostri obiettivi programmatici dovessero trovare attuazione e nel momento in cui riuscissimo ad abrogare questo Stato, questo concordato, questo accordo internazionale, ebbene, noi potremmo anche non esistere più come partito. Non avremmo ragione di esistere per il raggiungimento degli scopi statutari. Noi non siamo nati per essere presenti su una scena politica per sempre. Noi abbiamo una identità. Questa identità ci porta a riaffermare alcuni principi che dovrebbero per logica essere condivisi da tutti. Una volta riaffermati, noi potremmo andare via. Non abbiamo nessuna intenzione di rimanere sulla scena politica italiana un minuto di più dopo il raggiungimento dei nostri obiettivi. E questo è anche una delle caratteristiche che ci contraddistingue. Democrazia Agra è un partito sui generis, sicuramente, ma andando a scavare a fondo, noi riteniamo che ogni italiano dovrebbe essere adeguato. Ogni italiano dovrebbe poter dire a se stesso di vivere la propria spiritualità, il proprio ateismo, le proprie credenze nell'ambito rigoroso di una sfera privata e non trasferirle nel piano pubblico, perché il piano pubblico deve essere ateo, deve essere distante, ma nella distanza si deve riaffermare il principio costituzionale di uguaglianza. Non possiamo permettere che ci siano, rispetto a uno solo dei diritti umani, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non possiamo permettere che la religione di maggioranza possa entrare prepotentemente e con prevaricazione nelle istituzioni pubbliche e che altre confessioni o altre ispirazioni filosofiche debbano rimanere fuori. Tutti devono rimanere fuori. E non si può pensare che l'amministrazione pubblica possa essere condizionata dall'oscurantismo di una religione come quella che sopportiamo ormai per colpa dei patti lateranensi. I patti lateranensi sono un trattato internazionale. Inglobarli nella Costituzione ha significato dargli una valenza costituzionale, ma non sono legge costituzionale. È il principio pattizio che ha una valenza costituzionale, ma non la legge che rappresenta questo trattato internazionale. Tant'è che nell'accordo delle parti può essere modificata con legge ordinaria, che significa che non è una legge costituzionale. La sottigliezza fa sì che
Per poter abrogare questo trattato si deve comunque poter passare attraverso il procedimento complesso di revisione costituzionale dell'articolo 138. Ma i costituzionalisti hanno anche detto che per quanto l'articolo 138 possa essere il riferimento più importante per modificare questa norma, non si può trascurare una legge di iniziativa popolare attraverso l'articolo 71 della Costituzione. Ed è forse quella la strada che noi come partito vorremmo intraprendere. Io penso che su queste tematiche che abbiamo illustrato ci sono sicuramente molte convergenze. Anche Lua è nata avendo inizialmente nel proprio statuto questo obiettivo. Strada facendo è stato trasferito nelle tesi per questioni interne sulle quali non mi permetto di entrare. Ma questo obiettivo rimane nelle finalità del cuore. Ora, a questo punto, la mia presenza qui significa sicuramente chiederci insieme che cosa significa Luar e DA, come Luar e DA possono intendersi. Innanzitutto, all'interno del Luar c'è la volontà comune alla democrazia atea di abrogare i patti laterali del sì. E quindi è una battaglia talmente complessa e talmente difficile rispetto alla quale non credo che si possa fare troppa distinzione tra ciò che fa un partito politico e ciò che fa un'associazione, perché ci vuole una volontà comune che appartiene ai singoli cittadini, che se si devono armare di buona volontà per una raccolta di firme e per poter portare avanti un progetto di iniziativa popolare, è chiaro che bisogna mobilitarsi indipendentemente dalle proprie qualificazioni, e cioè indipendentemente dal fatto se si appartenga o meno ad un'associazione o ad un partito. Per quanto riguarda poi gli altri aspetti, anche la lotta che si deve portare avanti per l'affermazione o la riaffermazione dei diritti umani, beh, io penso che anche su questo con la Lua ci possano essere delle intese. Una cosa sulla quale non c'è intesa è il fatto che noi siamo un partito politico e all'interno dello statuto del Luar c'è scritto che non ci si occupa di, non si fa attività partitica, anche se qualcuno la intende come una astensione dall'attività politica. Partendo dal presupposto che ogni azione all'interno della società è un'azione politica, Luar fa politica. Fa politica ogni volta che si firma una carta d'apollo, fa politica ogni volta che si fa un'iniziativa di sbarcheggio, fa politica ogni volta che si pubblica un libro per riaffermare alcune tematiche disattese dai nostri rappresentanti. Luar fa politica, ma poiché all'interno del Luar ci sono riferimenti partitici differenti, quindi all'interno del Luar è un problema che non si può risolvere, perché non c'è la possibilità da parte dell'UAR di appoggiare un partito o un altro, piuttosto che un altro. Questo significa che la collaborazione tra le due entità può avvenire soltanto su singole tematiche. Una collaborazione su singole tematiche, in realtà l'UAR la fa spesso anche con altri partiti. Finora ha fatto iniziative, se non sbaglio, con il Partito Radicale, con la Rifondazione, non mi ricordo se, forse soltanto qualche circolo locale, ma insomma c'è sicuramente una vicinanza di obiettivi rispetto ad alcuni partiti. Ma c'è qualcosa che però penso che a noi come Democrazia Atea non garba, e lo dico senza mezzi termini. A noi non garba, per esempio, che in alcuni circoli UAR ci sia troppa vicinanza con Casa Pound. Casa Pound è la negazione dei diritti umani. Casa Pound è la negazione dei principi costituzionali. Roma. È ciò che è
è ciò che risulta, è ciò che risulta nelle comunicazioni. Un infortunio, esattamente. Ma rispetto a questi infortuni, che possono capitare in tutte le associazioni, ma possono capitare anche all'interno dei partiti, la dirigenza deve prendere una posizione decisa. E non si può lasciare, a mio giudizio, nel dimenticatoio, sperando che altri dimentichino certe cose, perché rimangono come marchi indeletti. E allora, se non si fa attività partitica, ma si fa attività politica, quantomeno l'attività politica che fa l'UAR deve essere qualificata. Noi la qualifichiamo, noi ci qualifichiamo come una formazione antifascista, noi ci qualifichiamo come una formazione progressista, noi prendiamo le distanze dai conservatorismi, noi prendiamo le distanze da tutte quelle forme di associazione umana che possono portare a calpestare i diritti umani. Casa Pauda è una delle associazioni sul territorio nazionale che calpesta i diritti umani, e quando abbiamo sentito questo scivolone, perché io così voglio intenderlo, uno scivolone di andare a organizzare una manifestazione di sbattezzo all'interno del circolo di Casa Pauda di Roma, noi abbiamo espresso non avevamo parole. Ora, per non ritornare su questo episodio, un'associazione che fa politica non può prescindere dalle radici storiche del territorio sul quale opera. La nostra storia è fatta di dittatura fascista, la nostra storia è fatta di politica clericale e fascista. Per quanto non si voglia aderire a dei partiti, quantomeno bisogna dire chiaramente: non apparteniamo a nessun partito, ma la nostra azione politica è antifascista. E questo secondo me va detto, altrimenti una formazione come Democrazia Atea, che si qualifica come antifascista, avrebbe delle difficoltà. Lo sbattezzo è una delle cose, per esempio, che ci accomuna, solo che voi come associazione giustamente ritenete che lo sbattezzo sia una questione che deve essere affrontata dal singolo con convinzione personale, perché ha una valenza di carattere individuale. Noi aggiungiamo un'altra cosa, noi aggiungiamo il fatto che lo sbattezzo, prima di essere apostasia, prima di avere una valenza giuridica, per noi ha una valenza politica, ed è questo che noi come Democrazia Atea abbiamo aggiunto allo sbattezzo. L'apostasia è il rifiuto di una religione, non ci siamo mai stati in quella religione, ci può importare quanto di prenderne le distanze. Come valore giuridico è ovvio. Noi abbiamo come primo punto nel nostro statuto l'approvazione di un trattato internazionale con uno Stato, e che facciamo? Manteniamo giuridicamente lo status di sudditi di quella monarchia? Come si qualifica? Politicamente. Che valore ha a questo punto lo sbattezzo per Democrazia Atea? Ogni volta che c'è una legge sottoposta all'esame del Parlamento e che riguarda diritti umani, interviene il vescovo di turno a minacciare, scomunica i parlamentari. Sempre, dalle coppie di fatto, alla fecondazione assistita, al testamento biologico. E la CEI, il Consiglio dei Ministri di quella monarchia, si muove con la minaccia di scomunica nei confronti dei parlamentari. La giostra di scomunicare imperatori, re e monarchi nel corso di questi 2000 anni, noi pensiamo che debba avere un freno, e quindi diamo una valenza politica a questo sbattezzo, ma andiamo a dire a quello Stato e ai rappresentanti di quello Stato: non potrete minacciarci di scomunica, già fatto. E lo abbiamo fatto autonomamente,
prima ancora di entrarci in Parlamento. E questo è il messaggio. È così che non si rimane soggiogati rispetto alla popolazione, rispetto ai propri elettori, rispetto al proprio elettorato. C'è fatto. I nostri elettori dovranno un domani sapere che vanno ad eleggere degli scomunicati, e lo devono sapere da subito. E devono sapere che questa scomunica per noi vale dal punto di vista religioso come due di Capriscoli, dal punto di vista politico come messaggio inequivocabile nei confronti della monarchia vaticana: voi a casa vostra, noi a casa nostra, ognuno a casa sua, con una forse nella tasca esterna della borsa. Scusate, ho dimenticato di spegnere, ma tanto so chi sono, sono i figli. Con una inequivocabile qualificazione del nostro agire politico nei confronti di quello Stato. Non ci dobbiamo venire a raccontare che cosa ha comportato in questi 60 anni il comportato. Non ce lo dobbiamo raccontare. Credo che stiamo in un contesto nel quale sappiamo tutti che cosa ha significato. Ha significato sicuramente aver finanziato un oscurantismo del quale paghiamo conseguenze che difficilmente vengono messe in relazione diretta, perché qui è mancata un'azione culturale in questo senso che potesse metterle in relazione diretta. Ma pensiamo davvero che 8 femminicidi al mese in Italia non abbiano niente a che vedere con una morale cattolica che dice che la donna è immondizia? Certo, i cattolici non sono all'interno di un contesto generale, di una nazione dove la donna non conta come dovrebbe contare, chi si scandalizza per 8 uccisioni di donne al mese? Abbiamo imparato anche noi a fare l'abitudine su questo? Abbiamo imparato anche noi a fare l'abitudine sulle statistiche, sullo stupro? Questa è un'azione culturale, e l'azione culturale doveva partire nel porre un freno all'ingresso di una religione misogena e maschilista nelle nostre istituzioni. E questo è mancato. A quel punto gli atei, che sono anche ugualini, perché io ero anche ugualina prima di fondare il partito, alcuni atei hanno detto: bene, allora a questo punto facciamo un'azione diretta. Non stiamo ad aspettare i partiti troppo impelagati con la Chiesa e che si occupano di laicità nei giorni pari ma la disprezzano nei giorni dispari. Occupiamocene come argomento prioritario. Vediamo un po' di far capire che la laicità investe tutto il panorama politico di un paese, perché la laicità non significa parlare soltanto di religione e confinarla nella sua sfera propria, che è quella privata. Laicità significa parlare di scuola, significa parlare di ospedale, significa parlare dello sviluppo di un paese che deve smetterla di riparare i tetti ai parroci e che forse deve costruire più asili nido con quei soldi. Questo significa. E dobbiamo aspettare i partiti comunisti, verso i quali avevamo posto qualche fiducia e qualche speranza, che finanziano gli ospedali cattolici, che costruiscono i sagrati nelle chiese, che restaurano i palazzi di proprietà del Vaticano a spese nostre, e lo fanno da laici. Bella parola. Laico campanino, 2 milioni di euro per fare che cosa? Per celebrare un lenzuolo fasullo? Chiamarino e Blaio. Bersani? Bersani era alla festa dell'unità del PD a Bologna. L'ha anticipata di un giorno, perché doveva andare ad Ancona ad omaggiare Ratzinger. Ha
canotto la festa del suo partito per andare ad omaggiare Ratzinger ad Ancona. Pensiamo online. E vogliamo parlare di Vendola? 120 milioni a Don Berzè? E poi si è accorto che non aveva capito bene chi fosse il personaggio. No! E tutte le lettere che arrivavano dall'associazione di Taranto oggi, un'associazione locale che gli diceva chi era questo personaggio, come mai li ha ignorati questi segnali? E che si fa fotografare con la fotografia di un prete dietro la sua scrivania? Laico e Vendola? Oppure lo è De Magistris, che con la fascia di sindaco va a baciare le ampolla? Ci fossi andato da privato, non mi sarei permessa di dire mezza parola contro De Magistris, nei confronti del quale riponevo anche una grande stima come amministratore. E per molti aspetti devo dire che continuo ancora ad ammirarlo. Ma quella scena penosa, baciatore di ampolle, De Magistris è laico. E allora qualcuno che continua a venirmi a dire: perché democraziate? Perché non avete fatto democrazia laica? Beh, se permettete, ce li avete i laici? Potete loro. Atea è la parola giusta. Atea è la parola che qualifica. Non soltanto perché noi all'interno di questo partito, almeno nel nucleo fondativo, ma anche nella dirigenza, siamo atei. Ma noi siamo riusciti a veicolare questo messaggio. E io posso dire con grande orgoglio che adesso all'interno di questo partito ci sono cattolici che si sono sbattezzati e hanno continuato a dire di essere cattolici perché credevano in Dio, perché hanno capito che Democrazia Atea avrebbe tutelato la loro spiritualità, ma erano capaci di intendere e di volere, e quindi erano capaci di separare il piano spirituale dal piano politico. Questo processo di maturazione, ci sono alcuni nostri connazionali che lo hanno fatto e vanno rispettati. Non possono essere discriminati. Se io sono atea, è ovvio che io ho abbracciato una certa modalità di pensiero rispetto alla quale mi sento bene con me stessa. Io sono contenta, sono orgogliosa, sono felice di essere atea. Se avessi avuto qualche dubbio, forse avrei appoggiato una religione. Ma anche un credente si sente contento e fiero della sua religione. E io per quale motivo devo impormi il mio ateismo? Ma per la stessa motivazione, perché lui deve imporre a me la sua religione? E allora il discrimine dov'è? È nell'azione politica. È nell'azione politica che deve rimanere distante, equidistante, con neutralità rispetto a questi fenomeni che devono appartenere solo alla sfera privata. Mi ha scritto giorni fa una persona, non ho ben capito se era un prete o era un laico. Mi ha detto di appartenere a una comunità pastorale, ma non hai ben capito con che ruolo. Mi ha scritto e mi ha chiesto: mi scusi se la disturbo, mi spieghi un po', vorrei capire. Noi siamo la maggioranza decide. E se noi siamo la maggioranza e decidiamo alcune cose, anche la minoranza deve sottostare. E la Costituzione? La Costituzione che cosa ci ha insegnato? La Costituzione ci ha insegnato che per il principio di eguaglianza le minoranze devono essere rispettate e le minoranze accettano di essere governate dalle maggioranze perché sanno che le maggioranze governeranno nel rispetto del principio di uguaglianza. È questo il nucleo che è mancato. È il principio di uguaglianza che è stato disatteso ed è quello che ha creato la discriminazione e che fa dire a un membro di un'unità pastorale della Madonna della Neve: ma noi siamo una maggioranza. Di che? Di che? Di cosa? Ma chi gliel'ha detto quello? Chi gliel'ha detto? Perché la sua idea di maggioranza è stata veicolata con questo errore di fondo?
è responsabile da solo. È responsabile della sua cecità politica? No, perché c'è una classe dirigente di laici, di politici laici, di sinistra, che gliele ha fatto credere. Perché si sono comportati anche loro allo stesso modo, perché quando è stato il momento di far valere i principi costituzionali, hanno preferito far valere quelli del diritto canonico. Ed è questo che è imperdonabile. Noi vorremmo difenderla la laicità. Come democrazia atea noi vorremmo difenderlo il paese della sua laicità. Ma la laicità può essere difesa soltanto se lo Stato è ateo. E non se lo Stato ha una strisciante teocrazia che ormai è urticante. È insopportabile e non troviamo nessun partito che ce lo venga a dire. E allora abbiamo deciso di fondarcelo da sola. Ce lo diciamo, ce lo stiamo dicendo. E stiamo pensando che la strada che stiamo seguendo è quella giusta. Noi non proponiamo una rivoluzione con idee che chissà vengono da Marte. Noi partiamo dalla Costituzione. Nella Costituzione questo principio di laicità è scritto. Va estrapolato, va diffuso. Ma non mettendo la Costituzione in mano ai ragazzini della terza media che la odieranno come noi abbiamo odiato quell'albero sul lago di Como. La Costituzione va veicolata con passione, con competenza. Perché la Costituzione è quella che ci insegna la nostra libertà fondamentale, che è quella che ci deriva dal principio di uguaglianza. E noi che cosa abbiamo fatto con la Costituzione? L'abbiamo messa in mano alla Gelmini che la potesse veicolare insieme alla Bibbia? Questo abbiamo fatto. Dove eravamo? Dov'era la nostra azione politica? In questi anni dov'era? È questo che oggi io sto chiedendo al mondo. L'azione politica non è restare nella propria associazione, è agire, ed è agire nella rappresentanza, ed è l'unica che può darci la garanzia. Agire soltanto a livello culturale, come forse abbiamo fatto io stessa, per anni, dato un circolo tempo fa. Io ho veicolato molte cose alle scuole elementari. Beh, pensate un po', parlando di banche e di mari, a bambini delle elementari, ma quei docenti credo che siano rimasti. Ognuno fa quello che può nel proprio territorio, ognuno fa quello che può nel cercare di dare un contributo che è impegno civile e non volontariato. Anche questa è la bella distinzione dalla quale bisognava prendere le distanze rispetto alla nostra Costituzione. Il volontariato significa occuparsi di qualcuno gratificandosi di aver dato un contributo nello stato di bisogno. L'impegno civile è un'altra cosa. L'impegno civile significa che il tuo contributo lo dai perché ti rifai al concetto di solidarietà che c'è nell'articolo della Costituzione, che ci dice che ogni dovere, ogni diritto corrisponde a un dovere e che dobbiamo adempiere all'uno e all'altro in un principio di solidarietà politica, economica e sociale. Ma ce lo dice la Costituzione, non ce lo dicono quattro pedofili. L'impegno civile è quello che noi tutti finora abbiamo profuso, chi in un modo, chi in un altro. Chi occupandosi di scuola, chi occupandosi di filosofia, chi occupandosi di altro. Non è più pensabile che possa rimanere in un ambito privatistico, associazionistico. Credo che sia arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, di affrontare la rappresentanza e far diventare questo impegno politico, ma non politico nel senso che sia politico tutto ciò, per cui quando ti occupi della polis fa sempre politica, no,
politico nel senso della azione democratica che passa attraverso la rappresentanza parlamentare o la rappresentanza amministrativa, nell'uno e nell'altro ambito. Non c'è mai un consigliere comunale che riesce ad opporsi agli oneri di urbanizzazione secondaria. Perché? Passiamo a...